Un'hot rod è un'auto normale modificata per apparire più appariscente e andare più veloce. Meccanici dilettanti si ingegnano a costruirne una nel proprio garage, mentre altri fanatici le ordinano personalizzate da una concessionaria specializzata. In ogni caso, gli amanti delle hot rod sono guidati dalla loro passione per queste macchine aggressive. Le hot rod sono modificate dentro e fuori. Le auto di partenza sono piuttosto rare, così i distributori specializzati ormai disegnano e costruiscono le carrozzerie delle hot rod da zero, usando tecnologie all'avanguardia. Il tutto ha inizio con delle sbarre d'acciaio ricurve lunghe 4,5 m che formano la base del telaio. Ogni 30 cm gli addetti saldano le sbarre al telaio dell'auto. Poi posizionano delle traverse per rafforzare il telaio. Con la massima attenzione per il controllo qualità, assemblano e installano a mano la trasmissione, le sospensioni, gli ammortizzatori e saldano le traverse perfettamente allineate alle sbarre ricurve. Intanto un altro addetto lucida le ali in acciaio inossidabile tagliate con il laser. Queste ali costituiscono la griglia frontale caratteristica delle hot rod. Per montare i freni a disco su una macchina così sofisticata ci vuole uno specialista. Per prima cosa si fissano i mandrini al braccio di sospensione. Poi si lubrifica il meccanismo dei cuscinetti a sfera. E infine si blocca il freno a disco con un perno per fissare tra loro i pezzi. Il sistema di frenaggio ha 4 dischi, uno per ruota. Ciascuno contiene 2 morse chiamate ganasce. Queste si chiudono sul freno a disco per rallentare e fermare la rotazione delle ruote. Una coppia di perni tiene il disco fermo al suo posto. Le ganasce tendono a consumarsi, per cui il loro allineamento e la loro lubrificazione devono essere perfetti. È il momento di installare un dispositivo idraulico che reagisce ai movimenti dello sterzo, direzionando i tiranti per girare le ruote anteriori di conseguenza. Viene utilizzato uno strumento pneumatico per fissare il pignone del meccanismo di sterzo. A ogni passaggio, l'addetto controlla e ricontrolla attentamente ogni pezzo. Usando un martinetto, solleva la scatola ponte in posizione. In questo modo si ancora il sistema di propulsione delle ruote posteriori al telaio dell'auto. I bracci di sospensione agli assali, formando un angolo. Nel frattempo un verniciatore spruzza uno strato di resina gel sugli stampi in plastica con cui si creano le parti della carrozzeria in vetro resina dell'auto. Questo strato di gel faciliterà l'estrazione e conferirà alla vetro resina un aspetto lucido. Per plasmare le parti un addetto spalma della resina su un tessuto di lana di vetro. Questo passaggio viene chiamato bagnare la mappa in lana di vetro. La mappa viene deposta sullo stampo, in questo caso sullo stampo di uno sportello. Poi con un rullo vengono eliminate tutte le bolle d'aria. Ci vogliono circa 40 minuti perché la mappa impregnata di resina solidifichi. Estrarre il pezzo di carrozzeria è una procedura complicata. Vengono martellati dei cunei di legno tra la lana di vetro indurita e lo stampo. È fondamentale angolare correttamente il cuneo, altrimenti lo stampo potrebbe deformarsi. Normalmente ci vogliono circa 25 calchi per formare una carrozzeria per hot rod completa. Dopo 3 settimane di lavoro comincia l'assemblaggio finale. Dopo i pannelli posteriori è il turno di quelli anteriori, altrimenti detti muso. Poi è il turno dei parafango e dell'elegante pedana. E nessuna hot rod è completa senza la sua caratteristica griglia. Il telaio del parabrezza aiuta a sostenere il tettuccio o Carson Top, nel gergo delle hot rod. Il cofano completa questa carrozzeria ispirata a una Ford del 37. Lascia la fabbrica senza essere verniciata. Questo perché le modifiche personalizzate sono tutto nel mondo delle hot rod. È l'acquirente a decidere come rifinire l'auto, scegliendo ad esempio questo cruscotto retro disegnato per abbinarsi magnificamente al resto dell'auto. Ai fanatici delle auto sarà perdonato persino il correre dietro alle sempre più numerose opzioni di personalizzazione esistenti. Dal motore, ai cerchioni, ai sedili, alle cromature. Quando si tratta di personalizzare la vostra hot rod, ci siete voi al posto di guida.